voci alla nuova edizione del TG. Inizia a delinearsi la classifica del campionato di massima categoria. Si nota infatti il netto predominio della BRB, della Chiarese e della Pontese. La BRB, tranne Muramiche, ha vinto nettamente per 18-6 contro la Ferriera. Ma il punteggio non deve trarre in inganno. Infatti i ragazzi di Bricco erano riusciti, nel primo turno di tradizionali, ad andare a riposo su 4 pari. La svolta dell'incontro sono stati tiri di precisione, che sono andati ambedue alla BRB, ma ciascuno per un solo punto di diversità. Nell'ultimo turno poi le Furie Rosse hanno amministrato il vantaggio senza troppi affanni. La Chiarese rimane agganciata alla BRB con un'importante vittoria fuori casa contro la Borgonese. Dopo un inizio di stagione sorprendente, sembra che gli uomini di Zucca vogliano far sul serio e candidarsi per uno dei 4 posti della finale scudetto. La Pontese vince in recupero sul campo della Perosina. Sotto per 8-0 dopo il primo turno, Zirandi e i compagni ingranano la quarta e vincono sul filo di lana, mantenendosi in classifica a soli 2 punti da 2 di comando. La Perosina invece rimane inguaiata nelle retrovie, aprendo così una forte crisi di risultati. Quindi la classifica vede ora il comando: BRB e Chiarese con 8 punti, Pontese con 6, Graffi Studio 4 punti avendo vinto in casa contro il Canova, Ferriera 3, Perosina 2, Borgonese 1, chiude Canova con 0 punti. I migliori punteggi di giornata sono di Ziraldo Bornik e Ferrero Roggero nella staffetta con 55 bocce colpite, Di Griva con 46 nel tiro progressivo, Bruzzone Nari con 29 nel combinato e Carlo Ballabene e Simone Mana nel combinato a coppie con 40. In Serie B si è disputata anche la quarta giornata, dove la Calvarese nel girone A, l'Ausilio nel girone B e il Quadrifoglio nel girone C sono in vetta solitaria nelle rispettive classifiche. Qui ci sono da segnalare ottime prestazioni a livello individuale e precisamente di Cappato con 29 nel combinato, Fiore con 29 nel tiro di precisione e di Matteo Mana, già in forma mondiale, con 45 nel tiro progressivo e un 52 nella staffetta insieme a Barale. Anche Sale e Audricci eguagliano il 52 bocce colpite dei saluzzesi. In settimana inizieranno i mondiali giovanili in Francia, dove vedremo Luigi Grattapaglia, Mattia Mana ed Enrico Barbero difendere i nostri colori nell'Under 23, mentre nell'Under 18 vedremo i fratelli Matteo e Simone Mana impegnati nelle prove veloci e Simone Ariaudo, crediamo, nel tiro di precisione. I mondiali li potrete seguire anche sul nostro sito. Collegandovi troverete un apposito banner che vi indirizzerà alla diretta streaming fatta dal nostro amico Christophe Campiglia. Nel nostro totobocce l'utente Ermeyer vince la classifica di giornata, mentre al comando anche nella classifica generale troviamo alle 87. Il TG termina qui. La prossima edizione del TG andrà in onda la settimana prossima. Un altro appuntamento di Bocce in Volo sarà sabato per la diretta streaming tra Ferriera e Borgonese. Vi ringrazio per l'attenzione, ciao a tutti.